Buon pomeriggio amici di InfoCilento, benvenuti al 28° appuntamento con la rubrica Parola alle associazioni. Ogni settimana intervisteremo presidenti o rappresentanti di associazioni o pro loco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per scoprire tutte le novità sul loro operato. Oggi siamo con il presidente dell'associazione Cristian Maio di Gioi Cilento, Francesco Pascale. Salve e grazie per aver accettato la nostra proposta. Buongiorno e grazie a voi per darci l'opportunità di far conoscere il nostro operato. Benissimo. Allora iniziamo subito. Quando è nata l'associazione Cristian Maio e perché? L'associazione è nata nel 2013 per ricordare un amico che purtroppo non c'è più. Sì. Ci ha lasciato una notte in situazioni abbastanza drammatiche. E il giorno dopo abbiamo deciso di aprire questa associazione per ricordarlo. Benissimo. Quanti anni fa è successo? 7 anni fa, 2013. Ok, ah sì, è vero. Di cosa si occupa in particolare l'associazione? Allora, la nostra associazione come evento principale ha il torneo di beach volley che si svolge in estate, Sì. che ci serve per finanziare le nostre attività durante l'inverno. Praticamente con questa attività noi raccogliamo dei fondi per delle associazioni che si occupano di volontariato. E negli ultimi 2 anni, in modo particolare, stiamo collaborando con un'associazione di Amatrice che si occupa della ricostruzione e dell'accoglienza delle persone che ancora non hanno un'abitazione. Bene, e quali sono le attività che svolgete durante l'anno? Principalmente sono attività per le persone anziane di Gioi, diciamo dei tornei di carte, delle attività ricreative, oppure raccogliamo dei fondi per le associazioni, oppure abbiamo collaborato anche con i genitori di Chicco, il bambino che purtroppo anche lui si è lasciato Sì. prematuramente per la raccolta fondi, con l'AIL, con l'AIRC, collaboriamo con molte associazioni, comunque ci occupiamo di beneficenza, insomma. Ok, e quanti membri fanno parte della vostra associazione? Allora, come soci fondatori e come membri del direttivo siamo una quindicina, Sì. mentre gli iscritti sono 60. Certo, cerchiamo di ampliare i nostri numeri e infatti abbiamo un sacco di seguaci, un sacco di follower sui social, che sono sempre presenti alle nostre manifestazioni. Ok, e ora se qualche radioascoltatore di InfoCilento volesse iscriversi alla sua associazione, può farlo e se sì, come? Sì, è facilissimo, basta recarsi alla sede dell'associazione in Piazza Andrea Maio a Gioi. Sì. E ci troverà sempre qualcuno perché la nostra associazione è sempre aperta in quanto collaboriamo anche con il servizio di turismo per il comune, quindi dalle 8 a mezzogiorno c'è sempre qualche ragazzo che mantiene aperta l'associazione. Ok, e oltre al torneo di beach volley, organizzate qualche altra attività, qualche altro evento? No, il nostro evento di punta è quello. Infatti puntiamo molto sul beach volley, anche perché è un evento che piace. Ovviamente Certo. farlo a Gioi, in un paese di 700 metri sul livello del mare, è molto singolare, quindi puntiamo forte su quell'evento. E quest'anno a causa del Covid è stato organizzato o purtroppo si è dovuto fermare per quest'anno? No, quest'anno anche d'accordo con il comune e con le altre associazioni abbiamo deciso di interrompere tutte le attività per salvaguardare anche gli anziani del nostro paese. Certo. Infatti abbiamo rimandato tutto per l'anno prossimo e per quest'anno ci siamo dedicati al nostro paese regalando delle mascherine anche agli amici di Cardile che ne avevano bisogno. Ok, in vista del Natale avete in mente di organizzare qualcosa in particolare o come sempre le vostre attività giornaliere? In vista del Natale, sempre Covid permettendo e Ovviamente. attraverso le ordinanze del governatore De Luca, se sarà possibile organizzeremo come ogni anno il Babbo Natale per i bambini di Gioi e per gli anziani ovviamente la nostra consueta visita a casa, sempre se sarà possibile ovviamente, speriamo. Certo, speriamo di sì. Ultima domanda, è facile o trovate difficoltà a coinvolgere le persone e in particolare i giovani?
Allora, diciamo che la nostra associazione è un po' avvantaggiata dall'evento tragico, anche perché il ragazzo che è venuto a mancare era molto conosciuto in zona e molto voluto bene anche dai più giovani e dai ragazzi, avendo lui 37 anni quando è successo. Quindi diciamo che il coinvolgimento, almeno per i ragazzi di Gioia, è molto facile da ottenere anche il loro aiuto. Per quanto riguarda invece la divulgazione degli eventi e di tutto il resto, se non ci fossero i social per noi sarebbe un po' un problema. Ok, io la ringrazio di essere stata in nostra compagnia e le auguro appunto di organizzare, che potete organizzare tutte le attività che avete in programma, quindi che diciamo il Covid ci lasci un po' di più opportunità, sia per far conoscere appunto i vostri eventi, sia per comunque poterli organizzare. Grazie mille a voi.